Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo qui con Mister Merlo alla preparazione del Fossano Calcio. Mister, in vista di questa Serie D, che preparazione ti aspetti? Che preparazione hai già in mente per i tuoi ragazzi? Adesso è il momento che bisogna lavorare secco, duro. Ci siamo goduti un goccio di vacanze in più perché abbiamo terminato tardi, perché abbiamo speso tante energie fisiche e tante energie mentali. Però adesso abbiamo 9 giorni dove faremo doppi allenamenti tutti i giorni con amichevoli dentro, abbiamo la possibilità di conoscerci, di cementare quello che io considero sempre il giocatore più importante, che è il gruppo, e abbiamo da lavorare, abbiamo, come dice il grande Antonio Conte, abbiamo a faticare, quindi dobbiamo faticare parecchio, lavorare, però sono contento perché sono i momenti in cui si costruiscono tante cose, la chimica, la voglia di stare assieme, quindi il gruppo è giovane, abbastanza giovane, ma anche con qualche vecchietto, io per vecchietto intendo 27-28 anni, però sono sicuro che abbiamo un buon gruppo e che possiamo toglierci delle soddisfazioni. Mister, sarà una Serie D impegnativa, sono usciti da pochi giorni i gironi. Ti chiedo cosa ne pensi di questo girone A, poi ovviamente con le cunesi saluto. In grandi linee si sapeva già, poi si era vociferato addirittura che il Piacenza veniva di qua, che il Varese andava di là, però tanto noi sappiamo che è un campionato molto molto impegnativo, dove noi abbiamo questo grandissimo obiettivo che è la salvezza, da raggiungere con i denti, col cuore, con tutto quello che abbiamo, perché sappiamo la fatica che abbiamo fatto per arrivare qua, e questa fatica qua adesso dobbiamo dimostrare di meritarcela. Quindi sì, il campionato è duro, ci sono delle squadre che faranno un altro campionato rispetto a quello che faremo noi, però noi siamo belli concentrati e pronti per comunque vendere cara la pelle su ogni campo. Mister, da qui alla fine ti aspetti ancora qualche rinforzo per il mercato? O la squadra è confezionata? Se arriva qualcosa si è sempre felice, però io sono già contento con quello che siamo partiti e speriamo di... Poi per carità, le liete sorprese magari capitano anche delle occasioni, perché sai, adesso le squadre sono tutte piene di giocatori dove giocano tutti, però poi in campo ce ne vanno 11 all'inizio, quindi magari qualcuno che è scontento, vediamo se c'è qualche occasione, se no va benissimo per quelli che siamo un ottimo gruppo, un ottimo squadra.